Ciao a tutti e bentornati nel mio canale YouTube, io sono Luca Angelici, per maggiori informazioni su di me www.angeliciluca.com. Proseguiamo con le lezioni di basso in pillole e in particolare con la rubrica professione bassista. Domenica 16 maggio ho avuto il piacere di incontrare Federico Malaman in occasione del tour di Mario Biondi a Cesena. E da questa è nata una lunga intervista di oltre un'ora dove veramente si è parlato di molti aspetti, sia dal punto di vista professionale, sia didattico, sia umano. Quindi ringrazio nuovamente Federico per la disponibilità. Ricordo che le domande, quindi alcune domande, sono realizzate in collaborazione con la pagina Facebook Roba da Bassisti e che appunto per facilitare la visione dell'intervista, l'intervista stessa verrà suddivisa in 5-6 parti con uscita più o meno, pensavamo, una cadenza settimanale, quindi due parti ogni settimana. Detto questo è tutto, non mi resta che salutarvi e augurarvi buona visione e come sempre buona musica Luca. Diciamo che il successo tra virgolette maggiore ce l'ho avuto, ce l'ho in internet, e quindi in internet sono tutte le persone che sono al di fuori dell'Italia. Ne ho molti che mi seguono da fuori Italia, quindi alla fine, se uno non capisce quello che sto dicendo, non è neanche interessato a vedere le interviste, capito? Guarda, visto che diciamo, siamo partiti informali, noi direi che senza dare il ciak mi hai dato già una risposta alla domanda che te l'hai È fatta. casuale Sì, comunque una nel cosa senso di che parlando del più internet. del meno poi faremo i vari cappelli di presentazione e tutto quanto. Però stiamo su questo argomento, no? Insomma, tu dal 2000 cominci, diciamo, il boom, diciamo, mediatico, ce l'hai avuto dal 2000, quando col tour di Paolo Belli, la televisione, tutti, poi io ti associo più o meno a quel periodo lì. Eri già Diciamo Malaman per prima, però. ma se non sono ancora Malaman in realtà, però adesso figurati nel 2000, però nel 2000 comunque sì, avevo la TV che mi dava una mano, soprattutto per magari avere tra virgolette anche delle sponsorizzazioni come, o delle collaborazioni con Marc Bass per esempio all'epoca, oppure con Laurus avevo iniziato. E chiaramente una trasmissione come Torno Sabato di Panariello ti dà l'opportunità di farti conoscere. Il Teleton, infatti, Ho parliamo. fatto Sanremo Estate in quel periodo, ho fatto un sacco di cose e poi sono finite, diciamo, con quattro edizioni di Ballando con le Stelle. Tanti mi dicono, in realtà guardavo Ballando con le Stelle perché Sì, si è venuto infatti, poi parliamo Bass su per gli quello. arrangiamenti. All'inizio gli arrangiamenti erano fatti da Davide Di Gregorio e io con la ritmica curavo, con la sezione ritmica curavamo, diciamo, l'aspetto magari degli accordi, tiravamo giù i pezzi, li trasformavamo e poi magari Davide metteva sopra i Chiaro. fiati e tutte le cose. Poi l'ultima edizione che ho fatto io, che non mi ricordo l'anno, 2005, praticamente, sì, 2006. penso di sì, 2005-2006, non mi ricordo benissimo, però l'ultima cosa che ho fatto io gli arrangiamenti dei fiati e molto spesso curavo anche quelli degli arrangiamenti ritmici, cioè degli accordi, l'armonia di tutti i pezzi, cambiare le cose. Questa visione d'insieme da cosa ti deriva? Nel senso che io spesso uno dice faccio il bassista, metto le note, poi tu suoni anche il piano Sì. tranquillamente, Io eccetera, eccetera. ce l'avevo già da bimbo, cioè nel senso, io da bambino ho delle cassette, i miei hanno delle cassette dove mettevo vari suoni, registravo delle cose con la tastiera e quindi facevo fare a quello strumento questa cosa, a quell'altro strumento quest'altra, quindi avevo già questa cosa Della di visione mettere, d'insieme. sì. Poi in realtà l'arrangiatore mi è capitato tra cuffia e collo così, nel senso che io avevo fatto già nel 99, avevo fatto tipo una sorta di trascrizione di alcune cose che mi chiedeva Paolo Belli, tipo a me mi piace lo swing, che era una cover comunque, io avevo trascritto delle cose assieme a un mio amico e poi praticamente da lì poi non ho più fatto niente, ho fatto qualche cosina durante Torno Sabato, i primi due, perché l'arrangiatore lì era un talento pazzesco, si chiama Stefano Zavattoni, bravissimo maestro, direttore d'orchestra e arrangiatore, quindi da lui ho imparato un sacco di cose, andavo a vedere dietro cosa scriveva, ascoltavo, chiedevo le cose, lui era gentilissimo, mi diceva tutto. Poi Stefano è andato via,
con Paolo non c'era più, c'era un altro torno sabato da fare, torno sabato e 3, e Paolo mi fa, fai tu gli arrangiamenti? Io ho detto, sì, e da lì ho iniziato ad ascoltare un po' tutto, a capire come si muovono determinate cose. Infatti i primi arrangiamenti che facevo non erano chissà cosa, non che quelli di adesso siano belli, però hanno un po' più di sanno già dove fare determinate cose, come far suonare determinati strumenti. Però i primi, che erano prima della trasmissione, ho detto, aspetta, ma questa cosa si può fare? Avevo fatto già degli arrangiamenti per alcune cose prima di fare poi il torno sabato alle 3. Rimango brevemente sul discorso dell'infanzia, perché per esempio Lorenzo Serbali ti chiedeva, no? Vabbè, tu per esempio a 20 anni già ti diplomi come contrabbassista, no? Sì. E poi lui ti chiede proprio, quando nasce questo amore, diciamo, della musica? Già da bambino hai fatto... Già da bambino, io avevo tipo il pianoforte in casa o... Di famiglia di musicisti? Sì, sì. Ah, ok. Mio papà, non proprio... Allora, due musicisti, che sono due miei cugini, Fabrizio e Giancarlo. Fabrizio, pianista e organista micidiale, Giancarlo era un arrangiatore, faceva composizione, quindi già lì c'erano, vediamo come suonano determinate cose, mi faceva sentire le cose, quindi c'era la musica comunque in casa Malaman, perché mio papà suonicchiava un po' la chitarra. Chiariamo Malaman e non Malaman, questa però, è la domanda che sì. Ci tenevo. Malaman sarebbe, però se mi chiama Malaman sono abituato, non è un problema. E la cosa è che c'era già musica in casa, anche da parte del papà di mia mamma, quindi mio nonno che non ho conosciuto, però comunque suonava fisarmonica. E quindi questa cosa qua c'era già nell'aria, no? E quindi mi ricordo già da dove nasceva, però. Nasce da lì. Poi la passione per il basso elettrico, ecco, passione per il basso elettrico mi è venuta quando ho ascoltato, il primo impatto è stato oro, incenso e birra di zucchero. Bam, il basso è qua. Cioè, nel senso, Polo Jones. Nel basso, cioè, in quell'album lì il basso sembra vicino alla voce, proprio così, bam, e tu senti sto basso, 5 corde, tra l'altro, perché sentivo le corde basse, io non ce le avevo a casa, perché dopo gli ho detto, avevo la chitarra, ho iniziato a fare i bassi con la chitarra, perché non avendo possibilità di ho detto, e allora mio papà dopo mi ha noleggiato un basso, un eco, per vedere come andava, e vedeva che mi piaceva un sacco. Lui con Polo Jones ho iniziato a dire, cos'è questo strumento qua? Figo, questo strumento qua è bellissimo, avevo 10 anni. Poi in TV vedevo Dino D'Autorio, perché c'era una rotonda sul mare, vedevo questo bassista col codino, sentivo, dicevo, figo, questo è un figo. Dopo l'ho conosciuto, è veramente un figo. È uno dei numeri in assoluto. Assolutamente. E poi pian piano ho iniziato ad ascoltare proprio le parti bassistiche dei vari dischi che avevo in casa. Michael Jackson, in primis, anche bassi synth o cose. Infatti Speed Demo, che mio cugino Giancarlo mi aveva fatto sentire, ha detto, senti qua. Io ho detto, madonna che bestia, in realtà è finto, è un synth bass. Dopo mi aveva detto, no, tranquillo, non è un basso vero. Dopo l'hai rifatta, dopo l'ho rifatta. Mi sono accorto che è leggermente più lenta la mia, però comunque va bene, insomma, va bene lo stesso. Ma sulla velocità poi ci torniamo dopo. E quindi ascoltavo di più i bassisti. Mi sono accorto che dopo ho iniziato a ascoltare i Toto, quindi Porcaro, mi piaceva un sacco. Il live di Baglioni, quello doppio, dove c'è sia Paolo Costa sia Siniscalco, penso. E poi... dell'acustico? No, quello... Quello dell'acustico c'è Paolo. Quello dopo. Quello doppio, che c'è uno rosso e uno giallo. Ah, tu giallo e tu rosso. Ho capito, giallo. Capito. E poi Morricone dentro i dischi di Mina. Lì ha detto, pazzo, aiuto. E quindi da lì, e poi ho iniziato ad ascoltare dopo Pippo Mattino col suo disco Bassa Tensione, dovrebbe essere. Sì, Bassa Tensione. Lì sono andato fuori di testa, quello però era già più avanti perché me l'ha fatto sentire Laurus, conoscevo già Pierluigi, e quindi mi ha fatto sentire lui. Poi Dario Leida, lì sono andato fuori, mi ha detto aiuto. E oltre ai grandi, che comunque Marcus Miller, Alan Caron, Jeff Berlin, Jaco, però il primo è stato Patitucci.
Jaco è stato l'ultimo dei bassisti che ho ascoltato. Ma dicoci quale album? Perché? Dentro è Tom Kennedy, perché Tom quello Kennedy di band, esatto. No, in realtà con il disco di Dave Wecker Master Plan, che c'è anche Anthony Jackson dentro. Gran disco quello. Eh sì, quello è veramente un disco pazzesco, secondo me. E Patitucci l'ho ascoltato con l'Electric Band. Che poi solitamente uno pensa a Dave Wegel, il classico ascolto batteristico, no? E invece se uno va a ascoltare quegli album lì a livello di basso... A livello di basso c'è di tutto, perché comunque c'è sia Tom Kennedy, sia infatti Tower of Inspiration, che è il primo pezzo, c'è Tom Kennedy. In altri c'è Anthony Jackson, poi c'è Softly as the Morning Sunrise con il contrabbasso di Tom Kennedy, e lì ho detto... Lui è veramente impressionante, pazzesco. E poi Patitucci, quando ho sentito lui, sono veramente sbroccato, ho detto volevo 6 corde, ho preso subito 6 corde, ho chiesto a mio padre, dopo mi sono accorto che aveva troppe corde, allora ho detto facciamo 5, perché comunque la corda bassa effettivamente serve, cioè non si può adesso tutte le cose, il basso è a 4 corde, sì, il basso è a 4 corde se non devi fare determinato pop, perché se tu già devi fare pezzi pop, anche di pop italiano, se tu devi fare Zucchero, il 5 corde ti serve. Quindi è inutile continuare questa cosa, il basso è 4 corde, perché si pensa, molto probabilmente non lo so, ma si pensa che la quinta corda sia alta, in realtà è ancora più bassa, quindi mi serve proprio per fare le note gravi, il do, il si, quelli gospel, e hanno la tirano giù, io penso, non sono sicuro, però mi sembra di aver visto, perché ho intuito vedendolo, Andrew Boucher, che è uno dei miei bassisti preferiti, ce l'ha a tutte le corde un tono sotto, quindi ha, esatto, c'è ancora più bassi, quindi insomma bella storia.